Nelle infezioni delle basse vie respiratorie sono processi infettivi che sono a carico del parenchima polmonare. Quindi sono le polmoniti, sono le bronchiolitis, però c'è anche l'ascesso polmonare, c'è anche l'empiema. Credo che l'interesse maggiore sia sulle polmoniti, in realtà, quindi sulle infezioni del parenchima polmonare. Esistono tanti tipi di polmoniti, ci sono tante classificazioni delle polmoniti. La principale dicotomica è quella che considera le polmoniti community acquired, quindi acquisite in comunità, da quelle invece ospedaliere. Credo che sia più interessante a questo punto parlare delle polmoniti comunitarie. La prima cosa che mi viene da dire è che la diagnosi di polmonite è una diagnosi clinica. Clinica radiologica non è una diagnosi microbiologica, nel senso che la microbiologia dice al clinico qual è il possibile agente eziologico causa della sindrome respiratoria. Quindi alla microbiologia non viene chiesto di fare diagnosi di polmonite, viene chiesto di fare diagnosi eziologica di una polmonite che è già stata diagnosticata dal clinico con gli strumenti, con l'esperienza e con la professionalità che ha. Quindi sono due cose diverse. Questo è un criterio generale della microbiologia che vale per tutti gli esami microbiologici che necessariamente devono conseguire ad una diagnosi clinica già fatta. Voglio dire con questo che non è perché si trova un microbo in una matrice biologica che si fa diagnosi di patologia. La diagnosi di patologia attiene al clinico, al microbiologo, è chiesto di dire qual è il microbo che probabilmente sostiene questa patologia. Quindi questa è la prima cosa che mi viene da dire. Altra cosa che segue questa è che, per quanto riguarda le polmoniti, le polmoniti vanno gestite dal punto di vista microbiologico soltanto se gravi e quindi soltanto se richiedono che il paziente sia ricoverato. Ci sono le infezioni polmonari strettamente ospedaliere, ci sono le infezioni polmonari acquisite in comunità che comportano però per le condizioni del paziente un ricovero in ospedale. In altre parole, se il paziente non necessita del ricovero, la microbiologia non c'è. Quindi la microbiologia non è chiamata a dare nessun nome. E quindi l'approccio terapeutico che il clinico sosterrà sarà sostanzialmente empirico e non eziologicamente mirato. E questa è la seconda cosa. La terza cosa è che le polmoniti comunitarie riconoscono delle variabili eziologiche a seconda delle condizioni epidemiologiche del paziente. Cosa voglio dire? Voglio dire che un paziente, un bambino, un giovane adulto, un anziano, un viaggiatore internazionale, un paziente che ha contatti con animali, un paziente che ha patologie polmonari proprie, quindi che ha, voglio dire, una fibrosi cistica o altre patologie strutturali del polmone o che è immunodepresso, anche se è al domicilio, può avere dei microrganismi che sono diversi da un caso all'altro. Questo vuol dire che la microbiologia è chiamata a rispondere ad un quesito diagnostico che è mirato e quindi esegue delle indagini e delle ricerche spesso sulla base delle indicazioni che anamnestiche, di anamnesi patologica, ma anche di anamnesi epidemiologica, che il clinico fa. In altre parole, tanto più mirata, tanto più circostanziata, voglio dire, è la domanda, tanto più accurata è la risposta che il laboratorio dà. Faccio un esempio molto banale, perché è uno di quegli esempi che anche diciamo, che richiede davvero un approccio diagnostico assolutamente particolare. Allora, un paziente che ha
polmonite, e che però riferisci in anamnesi la frequentazione di animali da compagnia, pappagallini, per esempio, perché ha una voliera, ecco, il sospetto potrebbe essere quello di una psittacosi, quindi di una patologia sostenuta dalla Chlamydophila psittaci. Questa si cerca apposta, cioè non c'è possibilità di trovarla per caso facendo esami colturali, facendo esami anche molecolari. Bisogna cercarla appositamente e non c'è alternativa. Se non si fa una ricerca mirata sierologica per la Chlamydia psittaci, questa non si troverà mai e la diagnosi quindi non verrà mai fatta e la terapia non sarà mai impostata in modo corretto. Questo è un esame, voglio dire, è un caso particolare che però esemplifica bene la necessità di fare delle domande che siano appropriate, complete, e il laboratorio deve saperlo perché se non lo sa non lo cercherà mai. L'altro problema generale della microbiologia nell'approccio quindi microbiologico alla diagnosi, in questo caso di polmonite, è che bisogna porre massima attenzione al campione che viene inviato al laboratorio. Non tutti i campioni sono uguali. Perché? Perché sono significativamente diversi dal punto di vista della possibilità di trovare microbi responsabili davvero del quadro patologico. Un esempio che mi viene facile fare, relativo appunto al campione che più spesso viene inviato al laboratorio in caso di polmonite, è quello dell'espettorato. Allora, l'espettorato in inglese si chiama sputum. Lo sputum inglese non è lo sputum italiano, nel senso che lo sputo italiano è saliva. Allora, quando si raccoglie l'espettorato, l'escreato, vuol dire, adesso mi scuserete la banalizzazione un po' così particolare, serve il catarro, cioè serve il pus che proviene dalle basse vie respiratorie. E che viene quindi espettorato, come viene il nome, come dice il nome. Se si raccoglie soltanto la saliva, si troveranno i microbi del cavo orale. E i microbi del cavo orale non sono quasi mai i microbi delle basse vie respiratorie, cioè i microbi che sono responsabili della patologia del parenchima polmonare e quindi della polmonite. Questo non è irrilevante, perché trovare i microbi nell'espettorato si possono trovare anche microbi, voglio dire, apparentemente patologici, di significato patologico. Nell'espettorato si possono trovare gli emofili, si può trovare lo pneumococco, ma che vivono nelle alte vie respiratorie e che possono essere dei contaminanti, possono essere dei colonizzanti. E sia colonizzante che s'approfitta indicano che non sono patogeni. Allora, la modalità di prelievo è assolutamente fondamentale. I sacri testi dicono che bisognerebbe prelevare l'escreato protetto e indotto. Questo lo dicono i libri, nella pratica non succede quasi mai, ma è evidente che bisogna mettere il paziente nella condizione migliore di espettorare, non di raccogliere la saliva. Quindi non basta dirgli sputa nel contenitore, bisognerebbe insegnargli a fare una ginnastica respiratoria prima, a lavarsi prima proprio dell'espettorazione, lavarsi con cura il cavo orale, spazzolando con lo spazzolino da denti la lingua e la faccia interna della mucosa del cavo orale, e poi, voglio dire, eliminare, fare un lavaggio, in modo da ridurre il più possibile la quantità di microbi che naturalmente si trovano nel cavo orale. Questo è un problema che c'è, a cui il laboratorio può dare una soluzione, che però non è definitiva, ed è la valutazione della qualità del campione che viene inviato al laboratorio. Come si fa? Bisogna fare un esame microscopico del campione. Esame microscopico vuol dire che si va a guardare al microscopio, previa colorazione, la presenza non tanto e non solo dei microrganismi, ma soprattutto delle cellule che si vedono, che sono presenti.
se si vedono cellule squamose del cavorale, vuol dire in una certa quantità predominanti sulle cellule ciliate, le cellule quindi che provengono dalle basse vie e che con la procedura dell'espettorazione vengono comunque sradicate ed emesse, ecco, questo consente questa valutazione del numero dell'una e dell'altra tipologia di cellule, consente di arrivare ad un cosiddetto Q-score, quality score, che è uno score di qualità. Se predominano le cellule ciliate, vuol dire che il materiale è buono ed è processabile ed è interpretabile. Se questo invece il Q-score è negativo, predominano le cellule del cavorale e vuol dire che sostanzialmente c'è molta saliva e il risultato è inaffidabile. Bisogna quindi conoscere l'affidabilità della risposta che poi la microbiologia dà comunque. Cioè può dire c'è questo microbo, c'è quest'altro microbo, c'è quest'altro ancora, ma il tutto deve essere interpretato alla luce della qualità del campione che viene declinata nella risposta alla voce esame microscopico. Questo che vale per i campioni sottoposti a coltura, vale anche per i campioni che oggi vengono processati, vengono analizzati con metodi molecolari. Vengono quindi gestiti con metodi che sono molto più veloci, molto più performanti, che trovano i microbi, non tutti i microbi, ma i microbi che sono inclusi nel pannello, diciamo, sindromico, come oggi si chiama, utilizzato, che sono i principali, ma non sono tutti, evidentemente, vale l'esempio che ho fatto prima per la Clamidia psittaci, per esempio, che possono rilevare, che rilevano i microbi che ci sono, ma non necessariamente quelli che sono significativi. Nel senso che rilevano tutto e quindi rilevano anche i microbi del cavorale. Allora, un'altra cosa che è da un altro convincimento che è in qualche modo da sfatare è che non è il fatto di utilizzare una metodica rispetto a un'altra, in particolare una metodica molecolare rispetto a una metodica tradizionalmente colturale, che io ho il risultato certo della mia agente patogeno. Vale sempre il discorso della qualità del campione iniziale. Quindi la massima cura che il clinico deve avere nei confronti del suo paziente è dirgli, insegnargli bene come fare a raccogliere il campione. Detto questo, però, va da sé che il metodo molecolare, a maggior ragione rispetto al metodo colturale, trova indicazione nei casi talmente gravi di patologia respiratoria che comportano quindi il ricovero in ospedale. A livello territoriale, è assolutamente da scoraggiare l'utilizzo di questi, la richiesta di questi test. Per tanti motivi, non ultimo proprio l'inappropriatezza diagnostica prescrittiva, per non parlare poi dei motivi, diciamo così, di lavorazione piuttosto che di costi, piuttosto che d'altro. Detto questo, avevo anticipato all'inizio che il bambino è diverso dall'immunodepresso, è diverso dal viaggiatore internazionale o dall'adulto o dall'anziano. È evidente che sulla base di queste informazioni epidemiologiche, di anamnesi epidemiologica, sia patologica sia proprio epidemiologica, il laboratorio porrà attenzione maggiore su alcuni microrganismi piuttosto che altri. Voglio dire, in età nel bambino particolare rilevanza ha per esempio la ricerca dello Streptococcus a Galazia. Tanto più piccolo il bimbo, tanto maggiore è la ricerca anche, voglio dire, il significato di questo microrganismo o della Bordetella pertussis, no? Rispetto all'adulto che invece questi microbi non li vede. Il giovane adulto può avere una polmonite sulla base anche qui, poi del quadro radiologico, e sarebbe bene che queste informazioni arrivassero al laboratorio.
lesioni, voglio dire, polmonari, anche cavitarie, bollose, inducono a cercare o a dare particolare rilevanza all'isolamento di uno stafilococco. Stafilococco che può essere meticillino resistente oppure no, ma per il quale sarebbe opportuno nelle forme comunitarie cercare, procedere a degli approfondimenti, per esempio cercare la Phantom Valentine, le leucossidi, quindi la PVL, la leucocidina di Phantom Valentine, che è un fattore di virulenza importante e che va comunicato e che quindi deve essere ricercato. Ecco, queste sono informazioni che direi sono significative. Viaggiatore internazionale, cosa vuol dire? Ma anche non internazionale, se si sa che un paziente ha la polmonite dopo che è stato in una grotta, perché fa lo speleologo, perché è andato in vacanza in un posto, è andato a vedere le cueva, sta qualche parte nel mondo e ha una polmonite, ecco, bisogna pensare ai patogeni della caverna, della grotta, per esempio. E bisogna cercarli apposta, alcuni funghi, l'istoplasma, tanto per fare un nome, e così via. Direi che quindi la massima attenzione deve essere posta al contesto generale, alla formulazione di quesiti diagnostici puntuali, e questo comporta la necessità per il laboratorio di dare delle risposte puntuali.